Nelle Marche sono partite questa mattina le celebrazioni per il 250° anniversario della Guardia di Finanza. Alla Mole Vanvitaliana di Ancona, il Comando Regionale delle Fiamme Gialle ha celebrato la ricorrenza con una solenne cerimonia alla presenza delle massime autorità civili e militari, oltre che di tanti studenti universitari e degli istituti superiori. È diventato un moderno corpo di polizia economico-finanziaria, quindi un corpo di polizia tutto tondo al servizio del paese, al servizio della collettività, al servizio dei cittadini onesti. Cerimonia che ha fatto mostra di sé anche dei dispositivi in utilizzo ai finanzieri marchigiani, dalle unità cinofile al simulatore navale, il tutto a ribadire il ruolo profondamente capillare che si è modificato nei decenni della Guardia di Finanza. Per antonomasia la Guardia di Finanza viene individuata come quel corpo di polizia che si occupa di fare verifiche fiscali. Bene, l'idea di quella polizia tributaria che nasce nel 1926, Polizia Tributaria Investigativa, oggi è assolutamente bypassata da questo ruolo, come dicevo prima, di polizia economico-finanziaria. Quindi quello è uno dei segmenti di azione del corpo. Quindi della tutela della finanza pubblica, ma insieme a questo ci sono tutta un'altra serie di settori di intervento, nei settori più disparati appunto, che sono tutti al servizio della collettività e servono in maniera sinergica a fare in modo che le iniziative del paese siano sempre accompagnate da un'attenta vigilanza e un attento controllo. Nelle sale della Mole anche l'esposizione fotografica commemorativa dei finanzieri Carlo Grassi e Giuseppe Maganuco, medaglie d'argento al valore militare e del cosiddetto Fatto di Ancona del 1918. Nella tradizione Il futuro, il motto di un 250° anniversario che guarda le prossime sfide. Diciamo le nostre sfide, le sfide sono quelle di mantenere sempre alto il livello di attenzione sulle possibili iniziative di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico di questa regione, un tessuto economico importante appunto dal punto di vista proprio strutturale, commerciale, industriale, quindi alto il livello di attenzione, come deve essere alto il livello di attenzione su tutte quelle iniziative irregolari che minano la concorrenza. Quindi la libera concorrenza che va a danno del cittadino, dell'imprenditore onesto che si mette in regola con le linee di azione dettate dal nostro ordinamento. E quindi per tutti questi imprenditori noi siamo al loro fianco, siamo, come dire, in modo sinergico attenti alle loro esigenze e siamo qui per fare in modo che l'economia di questa regione sia sempre al meglio. Dettata da linee di azioni performanti ed evolute.